Qua c'è gente generosa, ci sono donatori di sangue, ci sono iscritti all'Associazione Italiana Donatori di Organi, che però ritengono immorale che un disabile in Italia abbia dallo Stato 300 euro al mese e un immigrato venga mantenuto per più di 1000 euro al mese. Il mio e nostro impegno è di aumentare le pensioni di invalidità per gli invalidi veri e di andare a prendere a calci in culo tutti gli invalidi falsi e i medici che certificano quelle false invalidità, perché 280 euro al mese sono un'elemosina che grida vergogna. Nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom. Nella nostra Italia noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo: fra 3 mesi si sgombera, organizzati, fra 3 mesi qua arrivano le ruspe, organizzati, la casa la compri, l'affitti, chiedi la casa popolare, fai il mutuo, ma non puoi più campare alle spalle degli italiani. Tra 3 mesi si sgombera, basta, vai a fare il rom da qualche altra parte. E domani mi arriva la diffida dell'ufficio antidiscriminazioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e io mi ci soffio il naso con questa diffida. Perché prima vengono i nostri disoccupati e poi i rom, dopo, ma molto dopo, ma proprio tanto dopo, un sacco dopo. Quest'anno sarà anche il centenario della Grande Guerra.